Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito. Andate su federicosspzgames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di AdotMe. Oggi andrò a fare una cosa un po' strana, perché andrò a loggare nel mio primissimo account di Roblox. E sì raga, lo so che ho sempre detto che questo è stato il mio unico account su Roblox, ma adesso vi spiego tutto quanto. Ma prima di iniziare questo video, se anche voi volete il vostro Dreampad, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox. Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox schiacciando i tre puntini in alto a destra e unirvi al mio gruppo SPZ Squad, dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tantissime nuove magliette. Se invece volete la mia amicizia su Roblox o se volete semplicemente giocare con me, andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti. Eccoci su Roblox. Allora, non siamo ancora nel mio vecchio account. Prima di andare a vedere il mio vecchio account, volevo andare a vedere qua. No, niente, flop. Pensavo 30 minuti, pensavo fossero già... No, niente, ma tanto che non trovo niente qua, trovo solo 10 bucks, 10 bucks, 10 bucks. E ho trovato un pet che è la lumaca. Una schifezza, mi sta andando malissimo a me sta roba delle trappole, come si chiamano. Oggi, come avete già letto al titolo, come ho già detto prima, andremo nel mio primo account di Roblox. Voi direte, ma che cavolo stai dicendo? Sì, avevo un account che ho creato nel 2020, credo, insieme a questo qua. E praticamente utilizzavo questo account qua, quello che vedete ora, di Federico Sepizza Games, che si chiamava in un altro modo, si chiamava Skinny, Nicki Minaj, qualcosa. Praticamente lo utilizzavo per trollare. E voi direte, in che senso per trollare? Mi vestivo da Anabba, ero fissato con Rosa, quindi avevo proprio la pelle del personaggio rosa. Vabbè, era un obbrobrio, lasciamo perdere. E entravo nei giochi e principalmente davo fastidio alle persone per divertimento. E voi direte, che persona orribile, non so perché facevo queste cose, raga, non lo so. Cioè, non è che insultavo, mi divertivo però a dar fastidio. Comunque sì, attaccavo briga su Murder Mystery, oppure su... adoravo, come si chiamava, raga? Tower of Elimination. Oh mio Dio, quanto ho giocato a quel gioco. È stato 2020, adorato alla follia. Tra l'altro ho degli screen con una che era prima, veramente prima in classifica, che si chiamava Sissi. Sissi, se stai guardando questo video, non credo ne orne mai. Veramente, non riesco più a trovarti, Sissi, vorrei mandarti l'amicizia. Comunque, ho litigato anche con Sissi, sì, ho litigato anche con lei. Tornando al video di oggi, perché quell'account? Cos'è quell'account? Quell'account era un account che utilizzavo quando mi bannavano, visto che mi bannavano all'ordine del giorno, cioè praticamente un giorno sì, uno no, ero bannato su questo qua. Utilizzavo l'altro per continuare a giocare e l'ho utilizzato anche nel periodo 2021, mi sembra, sì, perché ho aperto il canale nel 2022, quindi alla fine solo un anno fa. E nel 2021 usavo ancora quell'account e sì, giocavo ad AdotMe, perché ve l'ho detto, ho cominciato a giocare nel 2021. E lì dovrei avere dei pet che mi hanno dato i miei fratelli, dei pet, non mi ricordo, dovrei avere qualcosa comunque, quindi non so bene che cos'ho. Andremo a vederlo insieme oggi, andremo a vedere tutto quanto. E raga, vi spoilerò già che tutto quello che c'è in quell'account è vostro. Uno di voi oggi nei commenti potrà vincere quell'account, il mio vecchio account, e sarà completamente suo, vincerà i pet, può decidere cosa fare, veramente è suo l'account, può fare tutto quello che vuole, tanto io non lo utilizzo. Quell'account me l'avevano hackerato, perché cosa ho fatto? Ecco, utilizzavo Tradery per fare gli scambi, che tipo AdotMe Trading Values. E cosa è successo? Io non ero molto, cioè avevo cominciato da poco su AdotMe, volevo sto Frost, c'era uno che mi ha fatto un'offerta, mi fa clic il link, che è quel link del mio profilo, io ci ho cliccato, mi diceva di fare il login, classica roba che sembrava la pagina di Roblox ma non era Roblox, e mi hanno rubato le credenziali. Poi con il supporto eccetera eccetera sono riuscito ad avere tutto quanto indietro, i pet, l'account eccetera eccetera. Ma raga, non l'ho mai utilizzato e non ci ho mai pensato di fare un video. Vi dico già che se vi piace questa tipologia di video, posso farlo con i miei fratelli, perché pure i miei fratelli hanno degli account che non utilizzano da tanto. Uno tra cui ho recuperato tipo qualche mese fa mio fratello di Roblox, e mia sorella pure devo recuperarglielo perché ancora nessuno l'ho fatto. Comunque, se vi piace questa tipologia, fatemelo sapere sotto nei commenti. E raga, porto anche loro sul canale e cerchiamo di recuperare il loro vecchio account e vediamo cosa c'è dentro. Ok, come vedete... Raga, mamma mia quanto è brutto sto coso. Allora, questo qua è il mio account. Sì, io non ero un tipo che shoppava tanti Robux, come potete vedere dalla skin, ed ero principalmente, come vi ho detto prima, un troll. Quindi io entravo nei giochi e trollavo la gente, scherzavo, davo fastidio. Ero annoiato nel 2020, raga, e non so che dirvi. Non ho una giustificazione per questa roba, non so perché facevo così. Come amici ho praticamente solo i miei fratelli, un altro mio alt account. Questo qua è stato il mio primo alt account, I'm a true bar 99. Poi ho fatto 0001
01, 02, 03, bla bla bla. Ma tutti gli altri Barb, che sono tutti i miei alt account, li ho creati quando è uscito il San Bernardo a Natale, perché ne ho presi tipo un sacco. Vabbè, niente, robe, lasciate perdere. Questo account, come potete vedere, è stato creato nel 2020. Praticamente io ho joinato Roblox il 1 gennaio 2020, e questo qua invece l'ho fatto qualche mese dopo, perché mi bannavano ogni 3x2, mi ero rotto e ho detto ok, mi faccio un account, così quando mi bannano vado di là. Comunque, passiamo alla parte importante. Passiamo a continua, vediamo cosa giocavo. Così, no, sono curioso, cosa giocavo? Giocavo a Piggy, me lo ricordo. Tower of Hell, me lo ricordo. Natural Disaster, mi ricordo che ci giocavo. Ovviamente Adopt Me. Parkour, ma che roba è parkour? Non esiste più. Un gioco che non esiste più, raga. Reperti storici, veramente. Tantadam, che emozione. Non so cosa ci troverò dentro. Vabbè, qualsiasi cosa ci trovo, tanto ve lo do a voi, quindi non mi interessa. Cioè, potrei trovare veramente qualsiasi cosa, non mi interessa. Ok, vediamo già Rosa. Rosa ovunque, perché quando ho iniziato il canale ero in fissa con Rosa. Poi ho capito che non mi piaceva proprio questo rosa, mi piaceva più un rosso rosa, che alla fine è rosso. Però vabbè, niente raga, ho cambiato già gusti. E io ero fissato con Rosa all'epoca, e quindi vedrete tanto, tanto, tantissimo Rosa. Comunque sto parlando un sacco, cioè questo qua è un video chiacchiericcio tra me e voi, e sono veramente troppo curioso di vedere che cosa c'è dentro. Wow raga, c'è già un unicorno, me lo ricordo Molly. Allora praticamente io questo unicorno l'ho trovato nei Cracked Egg. Raga, un sedere così l'ho trovato, e ovviamente ho poi cercato di ottenere le pozioni fly, le pozioni ride, e me ne ero fatto fly ride, perché io volevo un pet fly ride a tutti i costi. Cioè era proprio il mio sogno avere un pet fly ride. Mi ricordo che non sapevo le value, stavo dato un casino per una ride, una fly. Se vi dico cosa ho dato per una fly, secondo me vi ribaltate dalla sedia. Avevo dato, per saperlo, una mucca per una fly. Vabbè. Comunque non pensiamoci, cerchiamo di non pensare a niente. E raga, niente, questa era la casa, niente di che, ero una pippa da arredare, adoravo il rosa, e questa qua è la mia skin. Ah vero, tra l'altro troppa roba, raga, troppa roba, e non so di cosa parlare. Allora, praticamente questa qua era la mia skin, che dire, bellissima, vero? Cioè, da qua capite cosa facevo io nei giochi. Trollavo la gente, cioè dicevo che era la più bella. Sì, poi avevo sempre la skin da ragazza, anche quella roba lì mi sono dimenticato di dirvelo. Avevo sempre la skin da ragazza, non so perché, mi divertivo così, e quindi mi piaceva avere la skin da ragazza, trollare. Anche su skin di Nicki Minaj avevo la skin da ragazza. E nulla, insomma, questo qua era il mio coso troll. Ho addirittura una mano diversa dall'altra. Raga, io mi divertivo così, mi dispiace. Mi dispiace a tutti quelli che ho trollato. Non ho mai... Però aspettate, dobbiamo dire sta cosa, non ho mai scammato, non ho mai insultato, non ho mai fatto cose strane, solamente mi divertivo a trollare, ecco, tutto qua. Boh, non so perché lo facevo, cioè, non lo so, comunque mi divertivo così. In ogni modo, allora, vediamo un po', questa qua è la casa, non dovrei avere altre case, perché tanto io non sapevo manco che ci fossero le case su Adopt Me. Cioè io all'epoca pensavo che era questa la casa e te la tenevi, invece no, ero molto nabbo raga, non capivo niente, ok, tiny home, no, io ero pensavo fosse l'unica casa, cioè io non sapevo che se schiacciavi casa ti spuntavano altre case. Io ero convinto che questa era la casa, appunto. Andiamo a farci un bel giro, vediamo in che server siamo. Comunque questo qua, bellissimo questo unicorno, raga. Cioè io mi ricordo che mi sentivo il più figo del server con questo unicorno. Pensavo fossi ricchissimo. Me lo ricordo ancora, cioè lo portavo in giro tipo, oh mio Dio, guardate il mio unicorno. E vabbè. Ah, e mi ricordo pure che quando mi avevano hackerato l'account io c'ero rimasto malissimo, c'ero proprio arrabbiato. Avevo shoppato 1 euro di Robux ed ero arrabbiatissimo perché mi avevano rubato l'account. Vabbè, lasciamo perdere. Cioè 1 euro di Robux, a pensarci, io ero proprio arrabbiato. Ecco, guardate, già ci provano. Vogliono prendermi il mio unicorno, raga. È troppo bello. E non posso farvi vedere. Can I offer? Non vi posso far vedere, raga, l'inventario, perché lo lasciamo per ultimo, così scoprite cosa c'è dentro. Io l'ho già visto prima, raga, lo so, non dovevo farlo, per sbaglio l'ho visto, però non ve lo voglio mostrare adesso, ve lo mostro dopo, ma c'è una roba pazzesca, quindi rimanete fino alla fine del video, perché uno di voi potrà vincere questo account. E raga, c'è un pet pazzesco, veramente veramente pazzesco. Ok, c'è una che mi sta inseguendo con l'Ancient Dragon, non ho capito perché. Oh mio Dio, fra 9 giorni c'è Halloween, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. E vabbè, cosa parte? Niente, cosa possiamo fare? Non è che c'è molto da fare, cioè, non so bene cosa fare, raga, cioè, outfit Regina George... No vabbè raga, non ci posso credere. Cioè io mi ero chiamata Regina George, non ci voglio credere. Cioè io ho fatto... No, non ci voglio credere raga, veramente. Cioè io ho fatto quest'outfit e l'ho chiamato Regina George.
Cioè io mi credevo la regina George, va. Direi di passare alla parte che torniamo a casa un attimo, raga. Torniamo un attimo a casa e poi andiamo nel vicinato, perché quella casa lì mi fa venire la claustrofobia. È veramente piccola, ma voglio andare qua che è più tranquillo, c'è meno gente. Raga, è arrivato il momento di farvi vedere tutti i pet che ho, che in realtà non sono tanti, li ho visti prima, non sono tanti. Cioè vi faccio vedere tutto l'inventario, ok? Poi alla fine vi faccio vedere i pet. Dico già, ve lo ripeto poi anche dopo, lasciatemi piace, iscrivetevi al canale, unitevi al mio gruppo Roblox e commentate il vostro nome Roblox se volete vincere questo account con tutti i suoi pet. Mi raccomando, seguite tutti i passaggi. Allora, cosa facciamo? Allora, direi di partire, vabbè, all'epoca non c'era né roleplay e né wings, quindi ovviamente non troveremo niente all'interno di queste due categorie, perché raga, non c'erano, quindi non potete trovare niente. Però c'erano i gift, non ho molta roba, io ve l'ho detto, non è che ci giocavo tantissimo e avevo queste robe qua. Cioè in realtà sì, giocavo tanto da Dotmi, ma non tanto su questo account. Toys, non ho assolutamente nulla. Wow, ok. Veicoli, raga, ho non so come, questo qua sicuramente me l'avrà dato uno dei miei fratelli, la clown car, che è questa macchina qua, veramente rara del... cioè non è rarissima, però è una macchina che vale abbastanza, del Monkey Fairground, quindi quello del 2020, e i miei fratelli ci hanno giocato un sacco, quindi questo qua è sicuramente di quel periodo lì. Abbiamo un Witch Caravan, a casissimo. Come cibo invece abbiamo un watermelon, abbiamo degli s'mores, quelli vecchi, una mooncake, abbiamo dog, abbiamo sandwich, abbiamo candy corn, tutte queste robe qua. Stroller, niente, perché io non sapevo manco come si usassero gli stroller. Petwear, abbiamo... ah, abbiamo delle cosine. Ah, abbiamo il fiocco rosso, quello che va sulla schiena però, quello rosa, le scarpette rosa. Ok, e adesso raga, la parte che tutti aspettavano, quella dei pet. Quindi mettiamo subito i pet, raga, così questa roba qua sarà tutta vostra, quindi uno di voi potrà ottenerlo. Siete pronti? Oh, vi dico già che c'è una cosa che vale un sacco. Oh, che me l'ha data mio fratello. Oh, tada! C'è, raga, il Frost Dragon. Assurdo, cioè c'ho un Frost Dragon, credo me l'abbia regalato mio fratello, non lo so nemmeno io come c'è finito qua dentro, non ho la più pallida idea, ma c'è un Frost Dragon che è molto molto bello. E abbiamo anche un unicorno, che è molto molto bello. Abbiamo altri pet, questi qua sicuramente io non è che facevo tanto, io schiudevo le uova, però non la gumball machine perché dicevo che non mi piaceva. A me piaceva l'unicorno, quindi ero fissato e compravo i cracked egg, i royal egg. E insomma io giocavo così. Questi qua me l'hanno dati sicuramente i miei fratelli. Abbiamo degli emu, abbiamo un koala. E niente, ho un royal egg ancora, raga, che vabbè, niente, qua un royal egg. E poi che cos'ho? Ho un unicorno, fly ride, e ho anche un Frost Dragon fly ride. Raga, questo qua me lo vorrei passare, però ho detto che ve lo regalo, quindi ormai vi regalo tutto perché è giusto così. Tanto io, cioè, questo account me l'ero addirittura dimenticato perché me l'avevano hackerato, eccetera, eccetera, e mai più pensavo ci fossero dei pet dentro. Quindi, veramente, ve lo potete prendere voi, non c'è nessun problema, ve lo regalo, non mi serve. In ogni modo, direi di concludere qua questo video, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete più video di questo tipo, nel senso posso cominciare a fare una serie con l'account di mio fratello, l'account di mia sorella, e li porto qua sul canale e vediamo un po' i loro vecchi account, cosa avevano dentro. Fatemi sapere se vi può piacere come idea. Come al solito, se ancora non avete fatto, come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi cliccando sull'iconcina, cliccare qui in alto per guardare un altro video, e noi ci vediamo domani. Ciao!